Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui. Adesso ho un'altra idea e le voglio far vedere anche a voi. Su base di smalto nero, come potete vedere, ho deciso di fare un rombo con una specie di un effetto come di una gemma. Comunque, faccio prima farvelo vedere che a parlare. Allora, con i nostri soliti smaltini a pennello lungo, traceremo la linea guida di questo nostro rombo. E quindi partiremo, ops, perdiamo già una goccia. Partiremo dal centro, come sempre, per andare qui così. E da qui andremo qui. Così. Alla medesima maniera faremo dall'altra parte. Quindi partiremo esattamente da qui. Ok, e poi chiuderemo dall'altra parte, eh? Così. Certo, questi smaltini a pennello lungo e in particolare questo che ha dei micro glitter veramente eccezionali, questo di Essence, che forse vi ho già detto, compro tranquillamente all'OVS. Allora, rimarchiamo ancora un pochino qui il nostro pseudorombo. Pieno così. Ok, abbiamo fatto l'ingresso della nostra gemma. Gemma che consisterà nei nostri super glitter. La riempiamo. Questo è uno smalto eccezionale, super glitterato, che avrete visto che uso spesso. Perché mi piace l'effetto che fa con tutti questi, tutte queste paillette, tutte super colorate, super glitterate. Io lo trovo veramente fantastico. Fantastico. Fate in modo che non coli nell'altro nero, perché essendo giustamente su base trasparente potrebbe colare. Li sistemiamo tutti bene così. Poi per riempire come una grande grande gemma, io ne prenderei ancora un pochino se ci fossero qui, belli superficiali, a riempire questa parte, eh? Tutto bene così, eh? Ok, guardate l'effetto, non so se riesce a mettere a fuoco il telecamera, abbiamo anche la luce oggi e quindi forse ok, questo è l'effetto. Però per impreziosirlo ancora un po' ho deciso di prendere uno strass e precisamente una navette, questo è taglio navette da mettere qui così. E un'altra da mettere esattamente in un altro modo, sempre un taglio navette così rosa, ne ho prese più di una. Ok, la metterei così invece qui. Ecco, questa ci darà qualche problemino. Dovrei riuscire a posizionarla qui così. Esattamente al centro e lasciate asciugare bene. Questa è la mia idea, non so se vi piace, a me è piaciuta molto perché quest'anno il nero va molto, però non possiamo sempre scurire completamente. Questo, tra l'altro, volevo dirvi che l'effetto di questi glitter che io ho sparpagliato un po' dappertutto, non è spesso, non è ruvido perché essendo completamente pieni della loro base trasparente, sono poi molto morbidi al tatto, molto lisci, molto belli. A me è piaciuta, ho voluto farvela vedere. Se vi piace, insieme con gli altri video, fatemelo sapere.
E come sempre, ciao a tutti.